Sala consigliare del comune di San Severino Marche, la stagione di prosa San Severino, tantissimi appuntamenti. Simona Gregori, assessore della cultura del comune di San Severino Marche, un impegno gravoso da parte di tutti. Sì, sicuramente, come diceva Francesco, sono ben 80 eventi, compresi anche quelli con le scuole. Le iniziative sono molte, c'è una grandissima sinergia con tutte le associazioni e le istituzioni scolastiche della città e di questo siamo veramente molto molto fieri. Un grande apporto anche da parte di volontari per un progetto particolare. Sì, sicuramente. Quest'anno abbiamo questo progetto molto interessante per la valorizzazione dell'ex carcere mandamentale e per la sua trasformazione in uno spazio appunto dedicato a reading, letture, uno spazio che tra l'altro è in un luogo meraviglioso perché è comunque all'imbocco della piazza, nel meraviglioso palazzo che ospita anche la biblioteca. Quindi un momento di ricchezza e di aperture per la città, visto che apriremo anche due nuove sale della biblioteca. Il 28 inaugureremo il Fondo Coletti, grazie al patrimonio librario e documentario lasciato dalla famiglia, gli eredi del nostro economista settempedano Francesco Coletti. Quindi abbiamo a margine della stagione teatrale, appunto, abbiamo anche questa iniziativa in collaborazione con l'Università di Macerata, quindi la vita culturale a San Severino è sempre più fervente. Francesco Rapaccioni, direttore artistico della stagione di prosa San Severino Marche, dei teatri di San Severino, stagione 2013-2014, una stagione che peraltro non si è mai arrestata perché qui si è rimasti aperti per ferie. Quattro location importanti, il Teatro Peronia, la Sala Italia, il Cinema San Paolo e da quest'anno anche il carcere mandamentale. Di cosa si tratta, Francesco? È una grossa novità, San Severino aveva un carcere mandamentale aperto alla fine del Cinquecento come carcere pontificio, è rimasto aperto per più di quattro secoli, uno spazio che era praticamente in abbandono, l'abbiamo recuperato anche con l'aiuto degli scout e lo restituiamo così alla cittadinanza, con un progetto che comincia soltanto adesso ma poi si articolerà in tante altre iniziative, perché faremo Lettere dal carcere adesso alla fine di settembre, 28, 29 e 30 e poi due appuntamenti dedicati a Montale il 20 ottobre e poi altre iniziative come recuperare i ricordi e la memoria tramite i ragazzi delle scuole di San Severino. Comunque si ribadisce il forte impegno anche nelle altre tre location e in particolare in Teatro Peronia con proposte di grande spessore, quali? Io ho pensato proprio a quest'idea dei teatri di San Severino perché San Severino ha tre teatri, quelli che noi chiamiamo cinema o sale in realtà sono teatri a tutti gli effetti, hanno i camerini, hanno il palcoscenico, quindi li chiamiamo orgogliosamente teatri. La parte da Leone la fa il Teatro Feroni ovviamente, il teatro ottocentesco dove si concentra la stagione di prosa in abbonamento e tutti gli abbonamenti della stagione concertistica e in dialetto fuori abbonamento, quindi fa un po' la parte del Leone. Testi del secondo Novecento, attori di riferimento per il teatro, da Maddalena Crippa a Alessandro Aberi e Alessio Boni, la coppia Giordana Zanetti, ma anche Gianluca Guidi, Ela Weber e Michele Sinisi, un talento giovane italiano che arriva per la prima volta a San Severino. Con i testi andiamo dai cantautori a Vitaliano Brancati, a Edoardo De Filippo, al grande Rick Emanuel Schmidt. Fuori abbonamento, come dicevo, spazio alle formazioni del territorio.